Benvenuti a un numero speciale della mia serie Collezione Disney, la serie con la quale provo a raccontare le pubblicazioni disneyane in Italia utilizzando gli albi che appartengono alla mia collezione. Questo video, dicevo, è speciale per due motivi. Innanzitutto perché vi andrò a mostrare degli albi che ho acquistato qua a Milano nell'ultimo mese e mezzo o due. E poi perché gli albi che ho acquistato sono dedicati a Paperino, di cui vedremo un approfondimento proprio nel corso del prossimo video ufficiale della serie. In particolare oggi vi mostro quattro albi appartenenti alla serie Paperino d'Oro, una serie pubblicata mensilmente da Mondadori a partire dal luglio 1979 e fino all'agosto del 1980, per un totale di 15 uscite. Su Paperino d'Oro vennero pubblicati sostanzialmente storie di Karl Barks, a parte in alcuni numeri, come potete vedere negli sfogliatopo che vi sto mostrando, in cui alla fine dell'albo troviamo storie non barksiane, che erano dei semplici riempitivi per raggiungere la foliazione dell'albo. Gli albi che ho acquistato non sono proprio perfetti, come potete vedere sia nella costa sia nelle pagine, alcune si sono scollate, però alla fine sono comunque un pezzo di storia disneyana in Italia, per cui poiché non avevo nessun numero di questa rivista, ho alla fine optato per l'acquisto di questi quattro numeri del Paperino d'Oro. Tra l'altro il venditore di questi albi mi ha anche dato un regalo aggiuntivo, ovvero questa banconota di Topolinia che in realtà, andando a leggere attentamente la banconota stessa, sembra che all'epoca fosse equiparata a un vero e proprio assegno. Quindi in linea di principio uno poteva anche andare in banca e farsela cambiare per il corrispettivo delle lire segnate sopra. Ora, non so se la cosa è ancora valida oggi, quindi non so se ci sarebbe il corrispettivo degli euro odierni calcolata l'inflazione e tutto il resto, però posso assicurarvi di una cosa, non chiedetemi di venderla perché non la venderò. Il secondo albo di cui voglio parlarvi oggi è invece i classici Disney seconda serie numero 93, che effettivamente non fa parte della serie degli albi che hanno Paperino nella testata, però in copertina si legge un bell'esplicito buon compleanno Paperino. L'albo, uscito a settembre del 1984, era dedicato ai 50 anni di Paperino, come ci ricorda l'illustrazione iniziale realizzata da Ward Kimball. La caratteristica dell'albo è che questa illustrazione viene anche accreditata alla fine dell'introduzione con un paio di righe. Forse la redazione si è sentita in qualche modo in obbligo di accreditarla, visto che l'illustrazione stessa è firmata in fondo a destra. L'albo poi, come vediamo, è stato anche introdotto probabilmente dal direttore di Topolino, Gaudenzio Capelli, o da uno degli altri componenti della redazione, che vedeva tra i suoi più stretti collaboratori Elisa Penna e Franco Fossati, mentre per la parte degli sceneggiatori c'è Massimo Marconi. Interessante in questo caso andare a sfogliare un attimo il sommario. Vediamo una prima selezione di storie dette il rotocalco di Paperino, tratte dall'albo statunitense Donald Duck Album. Le storie sono disegnate da Jack Bradbury, mentre lo sceneggiatore risulta ignoto, non si è riusciti cioè a recuperare l'informazione su chi ha scritto queste storie. Per quel che ne sappiamo, sono opera completa dello stesso Bradbury, che peraltro è uno dei miei disegnatori preferiti, e non è detto che magari alla prima storia di apertura dell'albo non possa dedicare a una futura puntata di Disney Comics and Science. Dal resto del sommario troviamo una selezione di storie italiane affiancate da una selezione di storie barziane, tra cui spiccano, per esempio, Il terrore di Gola Secca oppure Il conducente di Tronchi. Delle storie italiane, andando più o meno a memoria visiva, cioè a riconoscimento dei disegnatori, troviamo autori come Giovan Battista Carpi, Giulio Chierchini, Romano Scarpa, Luciano
Capitanio. In particolare la storia di Scarpa, sempre se la memoria non mi inganna, è stata scritta dai fratelli Barosso. L'albo, come possiamo vedere, è in ottimo stato, a parte forse una leggera scollatura in fondo all'inizio quando lo apriamo. E a differenza dei tre Paperino d'Oro precedenti, alla fine l'ho acquistato nella mia fumetteria di fiducia. Nel complesso, alla fine, sono abbastanza contento degli acquisti che ho fatto, in particolare di questo buon compleanno Paperino. E ovviamente, arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, dandovi ovviamente appuntamento in particolare al prossimo video di Collezione Disney dedicato appunto agli albi che hanno Paperino come testata. Saluti tutti!